Buonasera, benvenuti ai consueti appuntamenti con l'informazione di Televomero. Come ogni sera, ai tempi della pandemia, vediamo l'aggiornamento per quanto riguarda il contagio da Covid-19. Salgono a 4.883 i positivi registrati in Campania dall'inizio dell'epidemia Covid-19. Ora bisognerà attendere ancora una settimana per essere certi sul calo di contagi dalla fine del lockdown, mentre si registra troppa disinvoltura nell'uso delle mascherine. Le vittime ufficializzate con tampone in Campania sono 426 dall'inizio dell'emergenza, 10 nell'ultima settimana appena trascorsa. I guariti sono 3.685. Così i contagi nelle province, ai quali si aggiungono per l'Irpinia i 60 nuovi positivi trovati con lo screening sulla popolazione dell'ex zona rossa di Ariano Irpino. A Napoli sono 2.627, 1.624 in provincia. A Salerno 688, Avellino 607, Caserta 466, Benevento 209 e altri in fase di verifica dell'ASL. Intanto la Regione Campania ha varato il piano Scuola Sicura. Da domani il personale docente e non docente coinvolto negli esami di Stato potrà effettuare il tampone su base volontaria ai checkpoint territoriali delle 5 province campane. In collegamento dagli Stati Uniti d'America il professor Antonio Giordano, oncologo, anatomopatologo, un'eccellenza della nostra Italia. Salve professore, grazie per aver accettato il nostro invito. In un orario così particolare, perché chiaramente da lì, da voi è molto presto. Sì, da noi sono le 6 del mattino, ma avendo io questo rapporto e legame con l'Italia, è chiaro che l'orario è uno degli orari clou per poter comunicare e per poter testimoniare anche su quella che è la situazione diciamo di emergenza ci ha colpito un po' tutti nel mondo d'oggi. Infatti ricordiamo che lei è direttore fondatore dell'Istituto Sbarro per la ricerca sul cancro e la medicina molecolare di Filadelfia, oltre a essere professore di anatomia patologica all'Università di Siena. Una situazione davvero incredibile, quella che ci siamo trovati a vivere, ha spiazzato un po' tutti. I medici purtroppo hanno pagato anche un prezzo altissimo, da questa pandemia, con questo contagio che non sono riusciti ad arginare. La situazione è difficile anche negli Stati Uniti? Sì, la situazione negli Stati Uniti è anche difficile perché siamo partiti, diciamo, con il distanziamento sociale un paio di mesi in ritardo, anche se gli Stati Uniti hanno avuto, diciamo, dei segnali a ottobre-novembre del 2019. Infatti c'è stata questa diatriba poi tra il presidente Trump e l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che non aveva informato del contagio cinese a novembre. Infatti, proprio recentemente gli americani hanno sospeso il finanziamento all'Organizzazione Mondiale della Sanità che se avessimo iniziato prima, diciamo, questo distanziamento sociale, forse oggi non ci saremmo trovati in una situazione così di emergenza e grave. Per quanto riguarda, diciamo, lei chiaramente ha la possibilità di vedere più realtà e di analizzare, lei collabora anche con l'Istituto Superiore della Sanità, si cerca di capire perché questo virus ha avuto un effetto diverso sul territorio, praticamente devastate le regioni del nord, il sud in qualche modo è stato protetto. Quali possono essere le cause? Lei sta proprio mettendo a punto uno studio per cercare di capire il perché è accaduto ciò. Sì, e questo dobbiamo purtroppo sospettare anche prima di tutto l'impatto ambientale. In zone dove le polveri sottili dominano, quindi questo particolato che ha un ruolo quasi di veicolo, di carrier per il virus, facendolo resistere maggiormente nella nostra area. E quindi nel viaggiare può contagiare in maniera ancora più vasta. E poi il meccanismo che abbiamo studiato insieme al professore Sileri, che è il viceministro della Sanità, sulla questione della possibilità che ci sia una
delle alleli che sono responsabili del motore che fa funzionare il nostro sistema immune. Bene, c'è nel sud si è visto che c'è quasi uno scudo genetico, come è stato usato giornalisticamente, nel senso che ci sono questi due alleli che sono più presenti e quindi garantiscono una protezione al nostro organismo. E questo può anche spiegare il perché la situazione tra sud e nord sia stata così differente, ma è chiaro che dobbiamo tener conto anche di altri fattori, appunto quello ambientale che ho menzionato all'inizio, ma anche chiaramente quello climatico. Il sud è un ambiente molto più mite dal punto di vista diciamo, meteorologico, e si sa che questi virus soffrono il caldo. Secondo lei siamo fuori dall'emergenza almeno in Italia o bisogna tenere comunque alta la guardia? Beh, diciamo che noi dobbiamo tenere alta la guardia, che io userei delle parole differenti, cioè dobbiamo avere una maggiore attenzione a quello che rappresenta oggi le caratteristiche di un mondo che è cambiato, dove c'è una globalizzazione. Si sa che nell'ambiente esistono non esistono patologie rare o comuni, dipende dal lato del mondo in cui noi viviamo. Si è visto appunto chiaramente che in Cina, nel momento grave di ottobre-novembre, l'Organizzazione Mondiale della Sanità non ha informato il mondo intero di questo contagio, e mezzo milione di cinesi hanno potuto viaggiare indisturbati diffondendo questo contagio negli Stati Uniti e anche in altre zone europee. Quindi noi dobbiamo comunque comprendere che questa globalizzazione ci porterà ad avere un'esposizione a una serie di patologie infettive e quindi dobbiamo prendere le precauzioni che avremmo dovuto prendere anche in precedenza, chiaramente senza arrivare a quella psicosi e a quella diciamo, a delle situazioni così gravi come è successo in questi ultimi mesi. Ecco, diciamo, la lezione che dovremmo imparare. Guardando la curva dell'epidemia e i casi di contagio che ancora ci sono in Italia, lei avrebbe aperto alla mobilità interregionale anche le regioni come la Lombardia, dove ancora si registrano casi di contagio notevoli? Ieri erano circa 190. Guardi, io non è che voglio arrivare a una diatriba tra sud e nord, però è chiaro che il sud ha subito di meno questo attacco e questo contagio, ed è chiaro che in questa situazione il fatto che in Lombardia ancora esistono dei piccoli focolai vivi dovrebbe farci riflettere, e quindi bisogna monitorare quel cluster di popolazione che potrebbe ancora essere che potrebbe ancora veicolare il contagio nel resto dell'Italia, ma anche nel resto del mondo. Quindi è un po' la responsabilità delle persone, prima di tutto, che hanno queste sintomatologie, ma anche della politica che in un certo qual modo ha un po' giocato una parte ha un po' giocato sulla questione coronavirus, all'altra non è che abbia dato delle risposte precise, ma sarà la politica a determinare quello che poi in futuro bisogna decidere, dando per esempio più risorse ai nostri ospedali. Perché io una cosa che vorrei aggiungere brevemente è che i nostri ospedali hanno avuto dei medici eccezionali, fantastici, che hanno arginato, io dico a mani nude, senza avere risorse e infrastrutture all'altezza, quindi se fosse successo al sud quello che è successo al nord, oggi staremo a scrivere una storia completamente differente. Certo, ci sarebbe una narrazione completamente diversa. Per quanto riguarda invece la possibilità di un vaccino, di una terapia per questo tipo di patologia, a che punto siamo, professore?
Il vaccino ci vorrà un po' più di tempo, nel senso che il vaccino ha bisogno di una serie di conferme, di controlli anche dal punto di vista scientifico, quindi non posso chiaramente prevedere l'arrivo di un vaccino in tempi brevi come viene annunciato. E poi il vaccino non è solo che una delle munizioni, io credo molto di più allo sviluppo di una serie di farmaci che possono arginare il contagio agli inizi della patologia e poi anche sulla prevenzione. Ora siamo a conoscenza e questo nemico sconosciuto fondamentalmente ci ha anche insegnato a come poterci difendere e come poter intercettare quelle sintomatologie minime che nel momento in cui vanno a svilupparsi poi portano a quelle situazioni gravi. Chiaramente devono trovare anche del terreno fertile e si è visto chiaramente dagli studi che verranno, si dovrà comprendere veramente perché, per esempio, donne, bambini subiscono meno questa infezione e bisogna comprendere anche chi maggiormente ne rimane vittima. Una delle spiegazioni potrebbe essere questa fragilità genetica. Quindi bisogna assolutamente investire sulla ricerca, continuare a lavorare. E insomma, questa pandemia ci ha insegnato che non bisogna trascurare il nostro sistema sanitario nazionale. La politica molto spesso lo ha dimenticato e ha distrutto interi comparti in alcune regioni che poi chiaramente hanno prodotto i danni che abbiamo visto. Purtroppo lei dice una verità che i cittadini dovrebbero conoscere in questo momento in cui si è arrivato a dialogare su quello che è il momento di paura e di tensione, non solo dal punto di vista della salute, ma anche dal punto di vista sociale. In realtà la politica dovrà prima o poi affrontare questo problema. Perché hanno cancellato e chiuso le terapie intensive? Perché hanno chiuso ospedali? Perché non hanno creato delle infrastrutture all'altezza? E hanno dovuto poi dopo a ritroso cercare di coprire queste manchevolezze. Con Quindi grande sperpero di denaro pubblico, perché è poi una situazione da chiaramente, analizzare. cioè che chiaramente insomma fatto tutto in fretta, non certamente non si sono avuti risultati ottimali. Basti pensare ai posti di terapia intensiva, fare un paragone tra la Germania e l'Italia, mi pare 5.000 su 25.000, e quindi questo insomma la dice lunga anche sul fatto che siamo stati costretti a stare in casa perché c'era la necessità di non aggravare ulteriormente il sistema sanitario nazionale, Certamente, che non ma avrebbe retto. sì, certo, questo devo dire anche che è dovuto al fatto che noi non avevamo contezza del nemico, cioè non ne conoscevamo la struttura, non ne conoscevamo la funzione e quindi anche la ricerca, la medicina è stata un po' sorpresa da tutto questo, però ciò non giustifica che il fatto che noi dobbiamo ringraziare i medici e strutture sanitarie che sono stati quasi eroici. In questa situazione, perché non avevano né risorse e né strutture, e i maggiori responsabili purtroppo sono i politici che hanno favorito, per esempio, la componente privata a quella pubblica. Ma questo è un altro discorso e di questo dovremo discutere, specialmente per il Sud. Assolutamente, di questo magari ne discuteremo in presenza, come si dice ora in questo periodo di pandemia, quando lei sarà in Italia, magari la ospiteremo nelle nostre trasmissioni, facciamo proprio un focus su tutti i problemi relativi alla sanità e lei potrà raccontarci veramente tante esperienze. Grazie mille e buon lavoro. Grazie, arrivederci. Un'importante operazione dei carabinieri, 59 arresti colpiti vari clan, in particolare che operavano a Sant'Antimo. Ci sono anche i fratelli Cesaro nell'ambito dell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, che ha visto all'alba di questa mattina finire in arresto 59 persone indagate per reati che vanno dalla corruzione elettorale all'associazione mafiosa. Due dei fratelli dell'ex presidente della provincia di Napoli, oggi senatore, Aniello e Raffaele, sono finiti agli arresti domiciliari mentre Antimo è stato portato in carcere. L'accusa è di concorso esterno in associazione camorristica. Il GIP del Tribunale di Napoli si è riservato di prendere una decisione in relazione alla posizione del senatore Luigi Cesaro in attesa dell'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni ritenute rilevanti.
L'operazione colpisce i clan Puca, Verde e Ranucci, operanti a Sant'Antimo e nei comuni limitrofi, svelando, secondo gli investigatori, una fitta rete di interessi comuni sia in ambito politico che imprenditoriale. Contestualmente è stato notificato anche un sequestro di beni per un valore di oltre 80 milioni di euro. Sono stati i carabinieri del Rossa a eseguire le 59 misure cautelari. Tra le persone coinvolte figurano anche due marescialli dei carabinieri in servizio a Sant'Antimo. Le indagini hanno consentito di raccogliere indizi sui illeciti rapporti tra i due marescialli e alcuni indagati. Sul ruolo dei fratelli Cesaro abbiamo intervistato il generale Pasquale Angelo Santo, comandante del Rossa dei Carabinieri. Allora, noi abbiamo registrato anche questi episodi delittuosi ai danni di Igea o anche ai danni di uno dei fratelli Cesaro. E lì la ricostruzione è un po' più complessa, un po' più articolata da fare perché riguarda la gestione dei proventi di questo centro polidiagnostico che aveva di fatto una cogestione tra alcuni imprenditori e esponenti del clan Puca. Vestiti d'arte per la ricerca, vestiti d'arte per la ricerca, si può giocare anche semplicemente su un accento per accogliere fondi per l'Istituto dei Tumori Pascale. In collegamento con noi Monica Pinto, direttore della fisioterapia riabilitativa oncologica del Pascale, e Sabrina Rossetti, oncologo, urologia ginecologica. Salve a tutte e due, dottoresse, grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno, grazie a Telecomero per ospitarci e quindi portare avanti i nostri progetti che sono importanti per l'Istituto e per i nostri pazienti. Assolutamente, cominciamo dalla dottoressa Pinto, una iniziativa particolare che va vista protagoniste tutti voi del Pascale per raccogliere appunto fondi, come abbiamo detto, modelle per un giorno. Com'è andata, dottoressa, questa iniziativa? Beh, è nata grazie anche alla grandissima apertura del nostro direttore generale Attilio Bianchi, che è anche medico. Questo è un valore aggiunto, perché noi siamo un team e vogliamo porre al centro l'attenzione al paziente. Allora anche questo è un modo per dedicargli qualcosa, che non siano solo farmaci, E questo, diciamo, in riabilitazione è fortissima questa spinta, perché voi immaginate che la riabilitazione non è solo farmaco, è attività, è ricostruire un percorso di attività e di partecipazione del paziente. Assolutamente. Allora il vestito ci sta benissimo, direi, giusto per raccogliere fondi, per dare colore, come questi bellissimi affreschi di Ciambrone, il nostro artista che ha decorato sale d'attesa, eccetera. Quindi una bellissima idea. E Attilio Bianchi ci ha messo in contatto con sia le donatrici degli abiti, perché gli abiti sono stati tutti donati, e con Ciambrone, il nostro artista, che li ha decorati. Per esempio, io in particolare vorrei spiegare che il mio vestito, che è un po' impegnativo, come vestito un po' lungo, allora, prima che lei spieghi, dottoressa, che lei spieghi il suo vestito, ascoltiamo un attimo la dottoressa Sabrina Rossetti. Quando le hanno chiesto di partecipare a questa iniziativa, lei cosa ha detto? Ha detto immediatamente sì? Guardi, io non amo essere fotografata, sono un po', diciamo, restia, ma le devo dire che appena ho ricevuto la telefonata e mi hanno chiesto di partecipare a questo progetto, immediatamente ho detto sì, non ci ho pensato due volte, perché l'idea che c'è alla base di questo progetto è talmente bella, è talmente sana e rispecchia il motivo per cui tutti i giorni noi facciamo quello che facciamo, no? Che è la ricerca, perché ricordiamoci che il fine è di sostenere la ricerca, perché ovviamente il ricavato della vendita di questi meravigliosi abiti verrà donato al Pascale per la ricerca, e quindi che è la nostra mission quotidiana. Quindi immediatamente ho accettato, senza pensarci due volte. Allora, dottoressa Pinto, adesso veniamo a parlare dei vestiti, entriamo nello specifico. Intanto noi vedremo in sovraimpressione anche l'IBAN della Pascale, dove appunto è possibile acquistare e quindi donare direttamente alla Fondazione Pascale, perché la ricerca, come diceva la dottoressa Sabrina Rossetti, va sempre supportata. Allora, veniamo al suo abito. Lei ha indossato un abito meraviglioso, ma che ha una storia.
Sì, è un project work di studenti del Liceo Artistico Palizzi di Napoli. Quindi nasce da proprio una progettualità di questi ragazzi e la preside ha donato l'abito, quindi ringrazio anche la preside del Palizzi e gli studenti. Questo è particolarmente bello, guardi, lo dico perché ricerca, scienza, ricerca e progettualità devono stare insieme. Il nostro istituto, diciamo, ne è un po' l'esempio perché siamo un istituto di ricovero, di cura e anche di ricerca e quindi è molto bello e sta bene anche come le dicevo in medicina riabilitativa perché il paziente deve essere stimolato a fare di più e a trovare risorse dentro di sé per sempre rimanere attivo nella vita familiare e sociale. Quindi perché no un bellissimo abito? Compratevi questi vestiti così potremo andare avanti nella nostra ricerca. Con un occhio anche alla parte emozionale dei nostri pazienti, al colore e a riempire il loro percorso di cura anche di momenti appunto vivaci e colorati. Quindi questa è la nostra mission e io con grande gioia devo dire come la mia collega Sabrina ci siamo ritrovate a indossare i vestiti, a fare insomma le modelle per un giorno, una cosa inusuale ovviamente per noi, Certo, un voi siete po' praticamente, fuori. siete diciamo normalmente indossate il camice, per voi è uno Cioè, strumento sì. di lavoro che vi porta al centro di tante sofferenze, ma date sollievo a tante persone. Sabrina Rossetti, un'iniziativa abbiamo detto bella, voi siete in rappresentanza di altre colleghe che non sono chiaramente per motivi logistici con noi in collegamento, ma che hanno aderito all'iniziativa. Gli abiti sono 12, uno degli abiti indossato dall'addetto stampa che del Pascale Cinzia Brancato, che vorrei ringraziare sinceramente perché in questo momento di pandemia ci ha supportato e sopportato, perché con i collegamenti a distanza veramente l'aiuto di Cinzia è stato fondamentale. Quindi la ringrazio e poi vediamo in conclusione anche il suo abito. Allora, è stata un'emozione particolare. Secondo lei, i pazienti come hanno vissuto anche questa vostra esperienza? Rossetti, Ah sì, dovrei. scusi, stava chiedendo a me, non avevo capito. No, devo dire che i pazienti hanno accolto in maniera entusiasta questo progetto, perché poi insomma abbiamo avuto dei feedback dai nostri pazienti che hanno potuto insomma visionare sia i bellissimi diciamo, i murales che sono stati dipinti da Ciambrone in sala d'attesa, che veramente hanno reso la sala meravigliosa. E sia insomma visionare insomma, questo progetto attraverso poi tutte le pagine social del nostro istituto e insomma sono stati molto molto felici insomma di questo progetto, insomma l'hanno condiviso con noi in maniera assolutamente positiva. Allora, dottoressa Rossetti, com'è possibile acquistare un abito e qual è la procedura? Vogliamo ricordarlo ai nostri telespettatori? Certo, allora questi abiti sono visionabili dal vivo presso l'Istituto Palizzi di Napoli, dove sono esposti e possono essere acquistati collegandosi al sito dell'architetto, del pittore Alessandro Ciambrone, e quindi dove appunto è possibile appunto acquistarli direttamente. Perfetto, prima di salutarvi non posso non chiedervi quanto è stato duro questo momento di lavoro. Voi avete collaborato anche con il dottor Ascierto, che è tra coloro che ha messo a punto una terapia, ha tentato di mettere a punto e poi ha avuto successo una terapia per cercare di arginare gli effetti da Covid-19. È stato un momento molto intenso. Avete avuto paura, dottoressa Pinto, in questo periodo? Bene, le dirò che noi siamo rimasti sempre aperti con la nostra riabilitazione oncologica e certo all'inizio era un momento difficile anche per i pazienti, però devo dire come bene, anche in questa cosa della paura è nata un'idea, per esempio la teleriabilitazione. E abbiamo una grande lavagna LIT e ci siamo collegati con i pazienti a domicilio, abbiamo fatto fare degli esercizi. E quindi in questa maniera abbiamo mantenuto il contatto con loro e alcuni venivano, quelli che dovevano essere seguiti di persona, e alcuni hanno svolto proprio il loro programma riabilitativo a domicilio. E questa è una bella idea, devo dire,
su tutta l'Italia, è stata portata avanti dalla Società Scientifica di Medicina Fisica e Riabilitazione, ma noi al Pascale siamo riusciti, devo dire, anche perché siamo un istituto di ricerca, quindi immediatamente ci siamo dati da fare anche in maniera molto forte, perché abbiamo avuto attrezzature che ci hanno permesso di seguirli in grandezza naturale, cioè questa lavagna, questo schermo collegato con il computer permette di chiamare a domicilio i pazienti, ma di vederli a grandezza naturale, quindi di poter correggere bene anche durante l'esercizio dell'esercizio eventuali imperfezioni, mentre invece su schermi più piccolini è chiaro che è più difficile. Quindi siamo partiti, abbiamo lavorato, adesso c'è una grande ripresa, sicuramente i pazienti continuano a venire, anzi sono numerosi. Assolutamente. Prima di salutarci vorrei chiedere alla dottoressa Sabrina Rossetti di rivolgere un appello ai nostri telespettatori. Purtroppo ci giungono notizie che molti pazienti non hanno effettuato i controlli in questo periodo di pandemia, un po' per paura, perché naturalmente purtroppo gli ospedali talvolta sono state focolai di contagio e anche perché molti ambulatori erano chiusi. Però bisogna ritornare a fare prevenzione, soprattutto per le patologie oncologiche. La prevenzione è forse veramente l'unica arma per sopravvivere a questo male? Assolutamente sì, bisogna ritornare a fare la prevenzione, perché la prevenzione in oncologia è vita, perché ci permette di fare delle diagnosi precoci e quindi di aiutare le nostre pazienti a sconfiggere queste malattie. I nostri ambulatori, i nostri day hospital, le nostre chirurgie continuano a lavorare, hanno continuato sempre a lavorare anche in periodo di pandemia in maniera diciamo normale, anzi abbiamo sostenuto i pazienti a distanza attraverso un servizio mail, quindi abbiamo fatto veramente quasi dei ambulatori a distanza attraverso i quali abbiamo aiutato i nostri pazienti a continuare i trattamenti medici, a continuare i controlli, follow up, quindi assolutamente bisogna continuare con i controlli, con la prevenzione, con le cure. Assolutamente. Allora noi ringraziamo la dottoressa Monica Pinto, direttore della fisioterapia riabilitativa oncologica del Pascale, e la dottoressa Sabrina Rossetti della urologia ginecologica del Pascale. Intanto invitiamo voi telespettatori ad acquistare un abito, l'importo sarà devoluto interamente alla Fondazione Pascale per la cura dei tumori. La ricerca ha bisogno di essere supportata economicamente per fare passi in avanti e poter curare tante patologie. Grazie, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, grazie. Arrivederci. Grazie per l'invito. La protesta dei praticanti avvocati è un flash mob. Mascherine sul viso, 2 metri di distanza gli uni dagli altri e tra le mani un appello al ministro della giustizia Alfonso Bonafede. Vogliamo delle risposte, le vogliamo ora, giustizia per noi praticanti. Flash mob davanti all'ingresso del nuovo palazzo di giustizia di Napoli da parte degli aspiranti avvocati che hanno voluto così manifestare il loro dissenso contro le lungaggini delle correzioni degli elaborati scritti dell'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione forense. Il presidente dell'UPAV, Claudia Maiolo, ha spiegato ai nostri microfoni che il flash mob degli aspiranti avvocati ha voluto esprimere anche il dissenso nei confronti del silenzio seguito alle loro istanze. Siamo in collegamento con Costanzo Iaccarino, presidente regionale di Federalberghi e vicepresidente nazionale. Salve, grazie per aver accettato il nostro invito. Indubbiamente il settore turistico è quello più colpito da questa emergenza, c'è bisogno di inventarsi qualcosa per salvare questa stagione turistica. Com'è l'andamento adesso per quanto riguarda gli alberghi della regione Campania? Ma per il momento tanti alberghi, tantissimi, anzi sono ancora chiusi. Le previsioni sono per le aperture gran parte per i primi di luglio, perché si spera che si possa cominciare a muovere il mercato internazionale.
perché oggi col mercato semplicemente italiano o vicinale sicuramente non ci sono i numeri per far funzionare gli alberghi, quindi sono molto pochi quelli aperti e mano a mano, così con molta lentezza, si sta cercando di aprire, però più per un atto di amore verso questo mestiere, ma no, non sicuramente per dei risultati, diciamo dal punto di vista del ritorno economico, niente, è solo un atto d'amore in questo momento. Certo, Presidente, noi quando pensiamo al turismo pensiamo soltanto all'estate, alla balneazione, ma il turismo è anche altro, perché c'è il turismo nelle città di arte, ma c'è anche il turismo congressuale, un settore che al momento non riparte, per cui tante strutture alberghiere che erano proprio dedicate al turismo congressuale avranno un risvolto negativissimo dal punto di vista economico, dovranno reinventarsi. Ma al momento, come giustamente diceva lei, il turismo congressuale è fermo. Speriamo che per, diciamo, il mese di settembre, ottobre, così per i mesi invernali, possa ripartire questa specie, questo settore del turismo. Al momento, ripeto, è molto lento tutto, quindi sarà tutto last minute, però il congressuale è uno degli aspetti più complicati, perché muovendo grossi numeri insieme, al momento non si riesce ancora ad avere una tranquillità sull'organizzazione di questo settore. Mi dica, secondo lei, quando possiamo pensare di uscire da questa crisi, soprattutto per il settore alberghiero? Ma io penso con molta onestà che questo sarà un anno così, da portare avanti, cercando solamente di tenere aperte le aziende, far lavorare quanto più personale possibile, e poi tutto ripartirà dall'anno prossimo, perché quest'anno non ci sono i numeri per. Diciamo almeno al momento, poi siccome questo è un mestiere molto bello, ma anche molto brutto, quello che dico oggi può essere sconfessato domani e con tante richieste, ma al momento è tutto molto lento, è quasi fermo, diciamo. Si Allora, spera dalla metà di luglio che riaprano i voli internazionali dall'Inghilterra, dalla Germania, dalla Francia e così via. Mercato americano quest'anno non ci pensiamo neanche ad avere i numeri che abbiamo avuto per il passato, ma neanche il 10%, penso. Tristemente, è brutto dire queste cose, però dobbiamo dire le verità, non dire tutto bene, ma come quando poi non è vero. Al momento assolutamente. langue tutto e questo è. E va bene, noi speriamo, insomma, che comunque si possa quanto prima riprendere una vita normale e che quindi anche tutte le attività possano ritornare a fare i numeri che facevano prima. Intanto la ringraziamo e le auguriamo buon lavoro. Arrivederci. Grazie anche a voi. Se volete interagire con la nostra redazione potete farlo scrivendo al numero WhatsApp di Televomero 339 4628 565. Andiamo avanti. Riparte con un nuovo allestimento e anche una nuova illuminazione il Museo di Capodimonte a Napoli. Stamattina la conferenza stampa di presentazione del direttore Sylvain Bellanger, che ha illustrato le mostre che saranno fruibili per tutti da oggi fino al 2021. Si segnala la collezione Farnese, che riaprirà con un nuovo allestimento composto da pareti rosse e nuove luci. Due saranno le mostre in programma che sono state oggetto di proroga in seguito alla pandemia da Covid-19, Napoli Napoli di lava, porcellana e musica e Santiago Calatrava nella luce di Napoli. Si potranno visitare dette mostre e collezioni con l'obbligo della mascherina e l'ingresso sarà contingentato a numeri di 10 persone per volta. Siamo in collegamento con il sindaco di Maiori, Antonio Capone. Salve sindaco, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi e salve.
Parliamo di una perla della costiera amalfitana, Maiori. In questo momento c'è bisogno di far ripartire l'economia anche di queste località turistiche, c'è bisogno di far tornare i turisti. Chiaramente queste sono località che sicuramente appena passata la paura si tornerà a visitare. Assolutamente sì, sono località che sono state non intaccate dal virus, sicure, e noi stiamo facendo di tutto insieme agli altri colleghi della Costa d'Amalfi per rendere maggiormente attento il nostro territorio rispetto alle problematiche del coronavirus e del Covid che stiamo vivendo tutti quanti. Quindi il nostro territorio è sicuro, siamo in grado di ospitare in massima sicurezza tutti i vacanzieri, tutte le persone che ci onoreranno della loro presenza. In particolar modo Maiori, ci stiamo affidando molto al turismo di prossimità, cosa che insomma è già naturale nella nostra cittadina. Insomma, quindi le nostre domeniche, i nostri weekend, piuttosto che i periodi di stagione e balneare, sono sicuramente tra i più appetiti da parte delle persone che stanno nella nostra regione, piuttosto che provenienti da altre regioni, altri territori. Ieri, lo scorso weekend è stato il primo weekend dove era possibile muoversi liberamente, insomma, per cui chiaramente si è visto una lenta comunque ripresa, c'è stata. Voi come vi siete organizzati per quanto riguarda le spiagge? Perché sappiamo che comunque non siamo fuori dal tunnel, siamo soltanto in una fase assolutamente positiva, ma bisogna ancora osservare tutte quelle regole di sicurezza per contenere ed evitare il contagio. Per quanto riguarda la balneazione, Maiori come si è organizzata? Guardi, noi abbiamo un chilometro di spiaggia, oltre ad avere delle spiagge nelle nostre frazioni, Salicerchie piuttosto che Erchie, che sono spiagge bellissime, posti bellissimi. Comunque noi abbiamo organizzato, strutturato tutta l'ospitalità in spiaggia in piena sicurezza. Anche quelle che sono le spiagge libere sono state messe in sicurezza e custodite da parte di concessionari, pur mantenendo la fruizione pubblica, quindi libera, da parte di ogni cittadino, di ogni concittadino, piuttosto che da persone che vengono da altri territori, è obbligatoria la prenotazione, e quindi noi riserveremo i famosi 10 metri quadrati che sono stati richiesti dai protocolli di sicurezza alle persone che prenoteranno e arriveranno alla nostra città. Quindi riceveranno, appena arrivano, insomma, saranno sottoposti alla misurazione della febbre, saranno tracciati in appositi registri e ovviamente utilizzeranno pezzi di arenili igienizzati, sanificati costantemente nell'arco della giornata, e potranno usufruire anche di lettini e di ombrelloni, anch'essi igienizzati e sanificati. Quindi massima sicurezza nell'ordine, nel rispetto delle distanze di distanziamenti fisici in spiaggia, quindi insomma la fruizione è garantita e sicuramente siamo in grado di ospitare al meglio le persone che ci verranno, sceglieranno Maiori come meta delle loro vacanze. E quindi l'accesso alle spiagge pubbliche sarà gratuito, naturalmente? Sarà gratuito, senza ombra di dubbio. E beh, è chiaro, questo, insomma, in questo momento anche di crisi economica dobbiamo consentire a tutte le famiglie di poter fare una gita al mare. Sindaco, mi consenta, anche su questo noi abbiamo fatto un intervento con il Comune. Noi daremo ai nostri concittadini residenti, ovviamente maggiormente in difficoltà e colpiti da questa emergenza economica e sanitaria, la possibilità di scendere in spiaggia e trovare un ombrellone e due sdraio a fruizione libera e gratuita. Ah, questa mi pare un'ottima iniziativa. Sindaco, per quanto riguarda la crisi economica, che forse nelle nostre zone è peggiore della crisi sanitaria, perché fortunatamente abbiamo retto bene dal punto di vista dell'epidemia, a Maiori le attività commerciali hanno tutte riaperto i battenti? Assolutamente sì, hanno riaperto tutti quanti i battenti, abbiamo concesso anche per quanto riguarda le attività di somministrazione, i baretti per intenderci, piuttosto che i locali, i ristoranti, anche la possibilità di occupare un maggiore spazio pubblico all'aperto per rispettare al meglio i protocolli di sicurezza, quindi stiamo venendo incontro loro anche per quanto riguarda alcuni tributi. E ovviamente, insomma, tentiamo di recuperare il più possibile il tempo perduto in questa primavera, e quindi insomma l'ospitalità è garantita
e le attività sono tutte quante aperte, pronte ad ospitare chiunque. Poiché poi chiaramente, sindaco, insomma, prima di salutarci le voglio chiedere una cosa, poiché chiaramente la stagione turistica è partita con molto ritardo rispetto al consueto, normalmente già a Pasqua in questi luoghi della costiera amalfitana arrivano tanti turisti, pensate di spalmarla, se le cose dovessero andare bene come ci auguriamo, anche magari fino a Natale, considerando che insomma parliamo di Maiori e comunque è un comune UNESCO, insomma patrimonio dell'umanità, quindi di bellezze ne ha tante da far vedere oltre al mare. Assolutamente, noi contiamo molto che finito il periodo del turismo balneare, noi contiamo di allungare la stagione fino a Natale e anche oltre, insomma accogliendo turisti da altri paesi d'Europa piuttosto che del mondo e invitandoli ad venire a vedere, a visitare quelle che è il nostro patrimonio culturale, l'enogastronomia, i percorsi di trekking, che ce ne stanno tantissimi in Costa d'Amalfi, e già siamo in contatto con le varie agenzie, i tour operator, per fare in modo che ciò avvenga già a partire dal prossimo settembre, diciamo. Confidiamo molto nella riapertura, quindi nella possibilità di venire da parte di persone da altri stati, tipo Stati Uniti, eccetera, eccetera. Comunque siamo fiduciosi che se la situazione sanitaria rimane questa, noi potremmo allungare la nostra stagione fino a dicembre inoltrata, se non addirittura a gennaio e febbraio. Perfetto, sindaco, noi la ringraziamo, le auguriamo buon lavoro e speriamo di venire presto a Maiori a vedere tutte le cose belle che Maiori ha da far conoscere. Grazie e arrivederci. Grazie a voi, alla prossima. È tutto per questo appuntamento della sera, grazie per essere stati con noi, ci ritroviamo alle prossime edizioni di Televomero Notizie. Arrivederci.